entrare ovviamente nelle case. No. Ed era comunque un nascondino che durava 3-4 ore. 3-4 ore, una tornata sola, una tornata sola di nascondino, era interessante. Pinocchio, ma tu con chi ti nascondevi per ritornare dopo 3-4 ore? Guarda, a volte che mi succedeva? Mi nascondevo così tanto bene che quando io poi arrivavo a fare per tutti, non ci stava più nessuno in casa, se ne era andato a casa. Io facevo per tutti, però non c'era nessuno. A dormo. Sì, e poi me ne andavo a dormire, è una cosa proprio tristissima. Tu sei il fratello di Ferdinand. Lui, vedi che ho fatto la paparazzata? Lui è il fratello di Ferdinand. Quello che suona i campanelli un po' più basso, perché è più basso di Ferdinand. Quindi Ferdinand. È più piccolo però. In realtà io e lui non facciamo molti giochi perché siamo sempre asseccati alla televisione. Bravo, bravo, bravo. Tu sei peggio di quello che vede Barbara D'Urso. Ma quando mai? No. Ma che cosa? No, è finito pure Grande Fratello. Vabbè, una novità, adesso abbatteranno la casa del Grande Fratello. Finalmente, dopo 18 anni. Anche Barbara D'Urso. È una collega. Sì. È proprio una cosa bruttissima. No, abbattiamo gli ascolti di Barbara D'Urso. Io stavo pensando di buttarla giù da un pozzo, ma vabbè. Ignora quello che ho detto, per favore. Con questi buoni propositi, io direi di risalire la classifica. Questa è colpa tua, Eddie. Sì, tu hai detto abbattiamo. Tu hai citato la violenza a questi ragazzini. Ha ragione. Tu hai fatto una cosa proprio. Ma io ho detto abbattiamo gli ascolti. Siete voi che non ascoltate fino alla fine. Hai inculcato nella loro mente la voce. Devi specificare prima, mi dispiace. Io penso che avremo tante cose da dire con i ragazzi appena prendiamo un attimino di confidenza. Sì, allora adesso andiamo così, scaliamo un po' la classifica, subito dopo rientriamo in diretta, iniziamo con i giochi del palloncino. Ti vuole lanciare una canzone? E lo facciamo in modo particolare, il gioco del palloncino, quindi non si possono dire di no ai ragazzi. Tra poco faranno la presentazione. E al 19° posto c'è Look Back at It. Ok. Look back at it. She ain't never do this before, but she good at it. So she never made love, but she good at it. She make a nigga feel good when I look at it. I get goosebumps when I look at it. Oh, girl, just wanna have fun with it. Oh, girl, just wanna have fun with me. These girls ain't really no good for me. Yeah. Tell you something about my life and every single chain and my diamond rings. The way you walk and the way you talk, and it's all because of me and the way I'm all on you. Girl, you know it's true. The way I speak is my melody. Don't you ever think it's another me, girl, on everything. It's a lot on me. I cannot be seen. I cannot be taking apologies. Yeah, they plot on me, cause that bag on me. Yeah, they after me. I got racks on me, got the stash on me. They think ass in me, yeah. Hoodie on low, but I stay focused, yeah. It's hard to stay low and everybody know this, yeah. Look back at it. She ain't never do this before, but she good at it. Said she never made love, but she good at it. She make a nigga feel good when I look at it. I get goosebumps when I look at it. Oh, girl, just wanna have fun with it. Oh, the girl, just wanna have fun with me. These girls ain't really no good for me, yeah. Da 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 da. Yeah, got a new Benz that I ain't promoting. Yeah, all of my friends love money doing. Da 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 da.
ancora che fare. Così qua più vado in alto più gli fa male. Gra, ta, ta, pronta a sparare. Devi credere in te stesso, non ti puoi fidare. Yo, baby tu non ci pensare, yeah, yeah. Questo posto è infame, io devo scappare in fretta. Serpa agli angoli, la strada è scura e stretta. Ora non mi posso più fermare. Yo, quello che volevo ce l'ha adesso. Manco stamattina torno presto. Ha vinto l'orgoglio e non ci parliamo per questo. Io non mi guardo indietro, chi si guarda indietro è perso. Ehi, money, money, come tutti voglio farli, yeah, yeah. Mi ricordo dei treni, dei mille pianti. Non mi ricordo quante ne ho scopate. Ma mi ricordo bene di noi assieme sulle scale, yeah, yeah, yeah. Contano i fatti, solo lei sa come farmi, come truccarsi. Ora tutta alla mia porta vogliono entrare, fanculo. E grazie al mio culo se ancora ti ascolta qualcuno. Sopra i muri, muri, vedi buchi, buchi. Fino a Brooklyn, baby, movimenti giusti. Lei si muove giusta, Gucci, Fendi e Burrich. Fra tutto si aggiusta, fumo ad occhi chiusi. Back at it. Sono sopra un altro mondo, sono spaziale. She never made love, but she good at it. Faccio gratata, non mi puoi fermare, yeah. When I look at it, con te non parlo nemmeno, tanto già sai. All the girls just wanna have fun with me. These girls ain't really no good for me, yeah. Bene, bene, eccoci qua. Abbiamo cambiato location e i ragazzi sono pronti qui in fila indiana per poter partecipare, aspetta un attimino, al gioco dello scoppio del palloncino. Questi palloncini colorati sono ovviamente pieni di acqua, Angelo, sono pieni di acqua questi palloncini e loro dovranno scoppiarli. E qualcuno bene. Si dovrà mettere sotto, no, e non potrà dire di no. Ma assolutamente. In fila, Ferdinand. Guarda, Sateria, no, se ti metti sotto e ti chiama qualcuno, non ti puoi rifiutare. Allora, la fila, no, ragazzi. Quindi, la fila. A parte il fatto che fila, io sono molto... più dietro. Allora adesso chiamo il capo squadra. Da dietro l'albero. Perché... Dietro. Già lo fate tutti, quindi chi lo fa prima, chi lo fa dopo, lo fa tutti. Più dietro, perché qua sta il palloncino. Più dietro. Andiamo. Allora, cominciate a pensare all'adulto che dovrà mettersi sotto al vostro palloncino. Allora, vi diciamo come funziona. Allora. Noi vi bendiamo, magari ci serve questa fascetta, ce la presti dopo. Ho trovato per bendarli. Sì. Ricordiamo chi è il proprietario, perché già ce ne siamo rubati due a Melito. Te lo devi ricordare tu. Okay. La ragazza con la coda. Scusate, con la coda, perché sì. È un chiodo, okay. Questo. È un chiodo. E uno deve stare. Va bene, sotto, funziona allora, così. Benda. Allora, siccome che voi siete piccolini, meglio l'acqua con chiodo. Bendati, no, dovete scoppiare il pallone. E siete obbligati a chiamare sotto, si deve inginocchiare e mettere sotto al palloncino una persona adulta. Qualsiasi persona potete chiamare, anche noi. Con la maglietta azzurra. Potete chiamare anche noi. Io vi dico un nome, dice perché Lopece, meno male. È un nome perché io lo voglio bene, quindi lui si no, sta no, tutto. Ma quindi... c'è un chiodo, ma stiamo scherzando. Ma, che non ti preoccupare. Lui cosa? Si preoccupa del chiodo. Ma non no, ma cominciamo, facciamo vabbè, vedere ma... che è un gioco sicuro. Guarda. Comincia, tu sei? Guarda. Antonio, chi ha scelto? Lui si preoccupa del chiodo. Qua, altro che cambo scuola, sembra un gambo... No, qua, sì, ma ci abbiamo tutti, ma cioè c'hanno un infortunio al no, no, ogni c'hanno 30 secondi. C'hanno la valigetta che ci stanno tutti quanti. No, io, vorrei ricordare che io siamo sto qua da 10 minuti, si sono portati 5 bambini. Ma il Sabino vento se n'è andato. Il sole sta andando via. Ecco. L'acqua questo pure, sta portando una fretta da quando è arrivato. Ma una fretta, ma io sono una mamma, se facciamo bagnare questi ragazzi adesso, si asciugano domani. E li appendiamo là, dopo dove sei? Dai, allora, procediamo. Iniziamo. Tu ma sei lei si mette se stessa. E chi hai scelto come cavia? Federico. Vieni Federico, vieni. Federico! Attenzione con sto chiodo. Mettiamo la benda, Iannuzzo, mettiamo la benda, Antonio. Ma la benda, chiodo, benda, acqua, una cosa... no, scusa Federico, stai attento. Rischiamo, dai. Non ti preoccupare del chiodo. Male che va, sono mezz'ora di ambulanza fino ad Ariano, che fa? Mezz'ora. Mettiamo questa benda. No, Ariano non ci vuole, quindi mettiamo muore qua. Mettiamo questa benda. Lo mettiamo là, facciamo un posto. Ho detto da lui che comunque ha contatti, Togliamo gli occhiali. Sant'Angelo, gli occhiali. No. Togliamo gli occhiali. Allora, attenzione che c'è un chiodo lungo 70 centimetri. Ti guida Iannuzzo, stai sicuro che ti guida Iannuzzo?
Ma io non lo so, allora diciamo che ha 4 colpi a disposizione. Come ti, vogliamo sentire un po' le ultime impressioni? Le ultime parole. Vuoi salutare qualcuno? Sì, intanto dico forza Avellino sempre. Sì. Perché è importante. Cioè saluti l'Avellino tu? Sì. Vabbè, tutti i tifosi, no? Cioè, che sicuramente poi saranno... Questo tutti. Se ne va, mo che festa gli fa lo stadio. Saranno nuovo. Tutti a onorare la tua va persona. Bene, iniziamo. Vai, va. Per abbattere lui. Vai, va. Un solo colpo. Secco. Dov'hai? Ehi. Dov'hai, sì. Va. Lo devi un attimino aiutare. Oh, attenzione che lo vuoi in capo questo dio. No, ma veramente, ma che cos'è sta cosa? Ce la faccio. Aspetta, facciamo un po' di aspetta, tifo. Aspetta, ma a me fa paura. Come ti chiami tu? Andò, possibilmente per domani mattina noi ce ne dobbiamo andare. Quindi... Olè! Colpito e affondato! È ancora tra noi, forza Avellino. Okay. Può darsi che ti sceglie qualcun altro. Reale, ma però puoi fare una cosa, no, puoi togliere almeno la benda e... Ma io... Allora, qui abbiamo... Che sai che non Daniel. Ti trovi? Ma, Daniel, chi scegli come ma sto poverino, ma non ti preoccupare, tocca pure. Ma che cos'è? Chi è Marco? Per adesso sì. Marco! Marco se n'è andato e non ritorna. Chi è Marco? Marco! No, no. Marco! Ma. Cioè, io non lo so. Marco! Marco! Chi Marco? Marco! Marco! Lui ha la faccia da Marco che si nasconde e dice di no. No, Marco, ragazzi, non si può dire di no. Ragazzi, allora, bisogna fare un controgioco. Cioè, nel senso che... Chiamate il satiriale, il controgioco. No, un controgioco, nel senso che deve essere un pegno, una penalità andare sotto al chiodo e all'acqua. Poi a lui, ma la grazia è uno che dice no. Uno si deve rendere conto che ha sbagliato, che ha perso e quindi va sotto l'acqua. Quindi deve essere punito. Quindi deve essere punito. E tu devi essere punito. No, io, perché devo essere punito io? Io non lo so, già qua non ci volevo venire. Non mi bagno, guarda, non mi bagno. Non mi bagno. Non mi bagno, non allora, Sateria, noi facciamo esiste proprio. No, noi facciamo una cosa semplice. O ti bagni qua. Allora, no. O ti bagni qua o ti bagniamo noi. Che preferisci? Io no, ma non guarda, io non sono in condizione. Dai, allora dicevamo. Allora, tu hai fatto, tu hai fatto dietro? Chi sceglie? Emanuel. Manuel, un applauso a Manuel che un'area molto rassegnata e decisa è qui tra di noi. Sono coraggiosi queste persone. Scegli di palloncino. Sono coraggiosi, complimenti. Sono Piboli. Come sono? Piboli. Bravo. Ah, ecco, senza è la terza ormai. Cosa. Stupido, stordo e Pipolo. Senza benda. Allora, no, Davide. Lo sta bene. C'è anche lui che vi ha tolto i telefonini che possiamo scegliere, Se ne va. Ecco, meno male che vengono i vigili urbani che capiscono che questa non è una cosa da fare, cioè. Potete scegliere anche le forze dell'ordine, quindi ogni tanto sono sfizio. Diranno che sono in servizio. Vai! Oh, ole! Madonna. Bene. Tu sei? Giuseppe, chi scegli come tua cavia? Manuel, molto gentile, ormai ci sei, dai Manuel. Bravo, Manuel. Mamma mia. Bravo, che se qua già ci stanno pochi volontari, poi. Cioè, capito? Uno già deve ringraziare questi volontari, deve ringraziarli che fanno qualcosa per ma la comunità fare e per il bene. Ma Anna Mariano. Ole. No! Oh! No, raga, io voglio scoppiare il palloncino. Io voglio scoppiare un palloncino contro il materiale. Se Mariano l'anno prossimo. Se Mariano l'anno prossimo. Manuel. Se Manuel, meno male. Aspetta, Manuel, è giusto aspetta, che ce l'hai. Ma facciamo prima. No, aspetta un secondo. Cioè? Piglia. No, non vale. Mettiamoci qua. No, non vale perché c'è anche Sateriale. Ma anche non prima. Esiste, però. Allora, Sateriale, allora, tu mi conosci. O ti bagni qua o ti bagniamo noi. Ma Davide, io mi ammalo, non mi posso ammalare. Ma lascia, se non vado nell'acqua al mare. Oh, ma voi me le dovete dire queste cose. Ma che cosa... No, e che gusto c'era? No, ragazzi, io mi scuso con tutti quanti voi. Mi scuso con Manuel, ma fa tutto... Ecco, io ma chi è Manuel? Vogliamo svelare l'identità di Manuel. Manuel, tu sei un volontario. Manuel, l'anno prossimo non fa volontario.
Mike, oi, sì, sono è per colpa vostra. È per colpa vostra. Volontario non può dire di no. Volontari, la signora sì. Aveva la maglietta volontari da sempre. Ti tocca. Scegliamo il vincitore. Dai. Dai. Andiamo. Qua. Qui. Qui. Qua. Ma che lo starà un po' di tifo. Oh. Olè. Uno. Madonna, due, che chiodo. Tre. Mamma.